grazie a voi. Scusate, ma io ho un problema di gamba. Nel preparare questa relazione, nei giorni scorsi, passavo sempre tra dalla nausea a una certa tranquillità, diciamo. La nausea me l'ha fatta tornare il professor Famiglietti, non perché abbia parlato male, ma perché proprio tutti questi argomenti sono quelli che in un certo senso mi ha fatto andare in pensione. Non ne potevo proprio più. Ho fatto il giudice per 36 anni, mi sono occupata di tante materie e in diverse sezioni ho avuto a che fare con gli stranieri e adesso vi farò brevemente. Io non posso dire che siano state delle brutte esperienze, ci sono state anche delle belle esperienze che mi hanno permesso di fare delle cose molto buone a favore anche degli stranieri. Non come avrei sognato, come avevo immaginato, però comunque un buonissimo risultato. Perché avevo questa nausea? Perché comunque sia, a guardare questo mondo, si dice, cioè, viene fuori che l'uomo fa le leggi perché è pauroso, perché è ingiusto, perché è distratto, è incivile, è avido e anche menzognero, perché tutte le promesse che si fanno sono, si sa già che non potranno essere tutte mantenute, però qui c'è anche l'aspetto che forse mi rassicura, cioè tutte queste politiche recentissime avranno dei costi così alti che non potranno essere realmente portate a termine come viene promesso. E quindi pensavo anche, complice il 25 aprile che è appena passato, in fondo durante l'ultimo periodo del regime, o forse tutto il regime, comunque, diciamo, quanta gente si è spesa per salvare gli ebrei? Fuori dall'Italia pochi, però in Italia tutto sommato le deportazioni non sono state tanto, perché comunque c'era un forte tessuto sociale che li ha protetti. Questo è lo stesso materiale che secondo me si trova di fronte ai migranti, cioè non è lo Stato che li protegge, però le associazioni del volontariato sono tante, fanno dei miracoli. E quindi questa è l'alternanza che avevo tra la nausea e poi un po' mi faceva un po' più di digestivo, non so come dire. Allora, io quasi all'inizio della mia carriera ho fatto il pretore penale. Pretore penale, quindi mi occupavo di reati bagatellari, reati poco gravi. Ovviamente molti riguardavano gli stranieri. A parte i processi per direttissima, gli altri erano tutti in contumacia con persone che avevano decine e decine di alias, però parliamo di contraffazione del materiale borsette che vendevano per strada. Mi chiedevo perché tanto accanimento rispetto a delle cose. Poi vabbè, ho capito, la sentenza, la costosa sentenza che veniva dopo un processo penale serviva per giustificare il sequestro della merce, perché questi non avrebbero mai pagato tutti quei mesi e quegli anni che noi davamo di galera. Invece nel caso di reati che portavano al processo per direttissima, quindi persone colte in flagranza di reato, gli stranieri andavano sempre in galera, un po' perché venivano difesi d'ufficio da persone alle prime armi, un po' perché venivano difesi da persone che magari non avevano le qualità per far carriera e difendere a caro prezzo gli italiani, e quindi questi qui andavano facilmente in galera. Quindi la mia sensazione era che le galere sono piene di stranieri. Poi invece, preparando questa relazione, ho visto una relazione di Open Migration del 23 in cui dà i numeri, e se all'inizio del millennio gli stranieri in carcere costituivano l'1,1% degli stranieri censiti in Italia,
tale percentuale si attesta oggi allo 0,3%, 4 volte di meno. Questo perché, grazie anche alle associazioni di volontariato, sono stati fatti molti percorsi di integrazione, quindi le persone hanno trovato il lavoro, si sono messi a fare una vita onesta, quindi le galere non sono piene di stranieri, sono piene per lo più di italiani. Chiudo con l'esperienza penale, perché comunque è stata un'esperienza breve e non mi ha dato altri... l'ultima cosa è che gli stranieri non potevano accedere alle misure diverse dalla detenzione, questa era anche la cosa principale, gli italiani erano agli arresti domiciliari. L'altra esperienza, che è stata l'ultima esperienza grande che io ho fatto, grande nel senso che sono stata quasi 10 anni in questa sezione, la sezione esecuzioni immobiliari, ma soprattutto immobiliari, cioè vendevo all'asta gli immobili pignorati. E un giorno mi sono accorta che in un certo paese dell'Interland milanese, in un certo quartiere specifico, c'erano un sacco di pignoramenti. Allora ho chiesto al mio presidente se potevo fare un censimento, il presidente me l'ha consentito e ho scoperto che avevamo solo in quel quartiere 600 pignoramenti in corso. E allora lì mi è venuta l'idea di, erano troppi, voglio dire, in un condominio di 200 ce n'erano 100 pignorati, quindi ho detto, ma qui c'è qualcosa di strano, dobbiamo studiare il problema. E mi è venuto in mente un progetto per recuperare e riqualificare questo quartiere. Fortunatamente in quel periodo il comune era commissariato e quindi sono andata in prefettura, ho chiesto di parlare col commissario, che era disperata perché anche lei non sapeva più come tenere insieme questa cittadina e tutto questo problema che veniva da un quartiere iperdegradato con parecchia delinquenza, e quindi abbiamo cominciato ad affrontare questo problema. Nel esaminare le cause di questo degrado, e qui torna il problema, cioè la premessa che avevo fatto, che l'uomo è avido, che l'uomo è ingiusto, distratto, incivile, ho scoperto che la causa di questo degrado è nato quando è nato il quartiere. Questo era un quartiere creato per gli immigrati dal sud, che dovevano facilmente andare a Milano a lavorare, e la prima responsabilità era quella del comune, che con superficialità aveva concesso permessi di costruire eccessivi al fine solo di ottenere entrate senza fornire tutti i servizi annessi. Poi la voracità del costruttore, che il primo costruttore è fallito, il secondo ha detto io rilevo il fallimento purché mi facciate costruire un piano in più. Qui parliamo di tante torri, tanti piani in più. Questo ha creato poco spazio, i piani bassi rimanevano all'ombra, insani. Poi c'è stata la politica sciagurata delle banche. A un certo punto i meridionali sono stati meglio e quindi hanno messo in vendita i loro immobili per andare in posti più salutari, più piacevoli, più serviti. E sono arrivati gli stranieri, e ne sono arrivati in una quantità incredibile. Le banche non facevano delle indagini sulla solvibilità di questi stranieri che chiedevano i mutui, perché avevano dei budget da rispettare, quindi quanti più mutui venivano concessi, tanto più premi prendevano i funzionari. E quindi, purché ci fossero 2 o 3 stranieri insieme che facevano il mutuo, loro li davano. E quindi hanno dato una serie di
mutui che era impensabile dare a persone che non potevano dare delle serie garanzie. Poi c'è stato di mezzo anche la disonestà degli amministratori di condominio. In questo caso particolare, gli amministratori, abbiamo trovato dei contratti, affittavano gli immobili pignorati. Quindi non è che potessero registrarli questi contratti, era tutto in nero e i soldi non si sa dove sono finiti. Quindi ciascuno prendeva e impoveriva sempre di più questo quartiere. Poi la cosa che mi ha intristito particolarmente è stato scoprire come non solo gli italiani erano così voraci, ma anche gli stranieri stessi. Cioè, tra gli stranieri ho riscontrato una grande mancanza di solidarietà che non mi aspettavo, pensavo, insomma, sono tutti in condizione di disagio, invece no, gli stranieri, i primi arrivati magari compravano all'asta per 15.000 euro un bilocale e lo affittavano a postiletto e cercano di farlo ancora adesso. In un bilocale 11 posti letto, allo straniero col permesso di soggiorno costa in un certo modo, allo straniero senza permesso di soggiorno costa il 30% in più e quindi una gran ricchezza per questi che avevano impiegato solo 15.000 euro per comprarlo, ovviamente all'asta. E infine, all'inizio ricordate, vi ho parlato di distrazione. La distrazione era stata anche quella del tribunale, che non si è accorto subito che ce n'erano 600 in un solo quartiere e ha distribuito gli incarichi a pioggia sui vari giudici, i quali hanno distribuito a pioggia sui vari professionisti. Questo perché il giudice non può privilegiare un professionista rispetto a un altro e quindi distribuisce così. Allora, il progetto che io avevo ideato è passato. Intanto sono arrivati tutti a me, 600 fascicoli tutti a me, ma ringrazio il presidente della sezione, il presidente del tribunale che hanno appoggiato questo progetto, anzi ne hanno fatto, l'hanno inserito nel bilancio sociale del tribunale. Poi io ho trovato 10 professionisti che erano disposti a occuparsi di questi immobili, li ho divisi per scale in modo da raggrupparli, ho convinto i precedenti professionisti a rinunciare, gliene avremmo dati altri in altri luoghi e loro erano ben felici, e questi professionisti hanno fatto un lavoro di custodia che non esiste nella prassi, cioè andavano alle riunioni in condominio, andavano alle riunioni in prefettura, andavano regolarmente sul luogo a vedere, magari si sostenevano uno con gli altri per cercare di aiutarsi, e tutto questo lavoro di custodia lo hanno fatto gratis. Poi ho detto, tra noi, se io avessi voluto liquidarli secondo le tabelle non sarebbe mai stato adeguato al loro lavoro, quindi tanto vale, l'hanno fatto gratis e noi li abbiamo molto ringraziati. Alla fine poi, grazie al prefetto di Milano, è stato fatto un protocollo tra prefettura, comune e tribunale, e poi hanno aderito anche aziende del associazioni del terzo settore, perché il nostro scopo era cerchiamo di trovare qualcuno che compri in blocco questi immobili e poi li danno in housing sociale. È chiaro, non saranno gli ultimi ma i penultimi quelli che potranno pagare un affitto calmierato, e risolviamo tanti problemi. Il comune ha messo insieme molte azioni di sostegno al lavoro, sostegno, tutto quello che si poteva fare, e il prefetto di Milano è riuscito a convincere una banca a fare una società benefit che avrebbe dovuto comprare questi immobili. Il progetto sembrava troppo grosso, è stato limitato a un solo condominio, a quello che ne aveva 100.
E lì poi, vabbè, la Benefit purtroppo non li ha comprati tutti. All'inizio diceva che il progetto poteva funzionare solo se loro avessero avuto la maggioranza degli inglesi, ma poi in realtà si sono accontentati di molto meno. Comunque il quartiere è stato riqualificato, è arrivato al 110, e quindi stati anche riqualificati gli immobili, e questo insomma mi ha dato una gran soddisfazione, perché ho trovato in prefettura una sponda, in comune una sponda, tra i professionisti una grande sponda. È stato un meraviglioso progetto che mi ha tolto un po' di nausea. Verso la fine del mio mandato come giudice dell'esecuzione, stavo arrivando alla decennalità, noi ogni 10 anni dobbiamo cambiare sezione, e allora ho pensato che io non avrei mai potuto andare a fare diritto bancario o quelle cose così. Io ho sempre lavorato, ho fatto il giudice del lavoro, ho fatto il giudice delle locazioni, sempre in prima fila. E quindi ho chiesto di fare un'applicazione alla sezione immigrazione per vedere se poteva essere per me lo sbocco finale della mia carriera. E sono arrivata alla sezione immigrazione alla fine del 2019. Quindi ho vissuto il decreto Salvini e poi il decreto della Lamorgese. Di fatto posso dirvi che il decreto Salvini, un po' perché eravamo tutti in ritardo, un po' così, ma non l'abbiamo applicato. Poi è arrivata la Lamorgese e ci siamo buttati sulla protezione con tutti i limiti che ci potevano essere, ma insomma ci siamo buttati sulla protezione speciale. La cosa che poi alla fine mi ha convinto anche andare via è che era insostenibile quel ritmo di lavoro. Non ce la potevo più fare. Già la sezione esecuzioni era una delle più impegnative, ma la sezione immigrazione era anche emotivamente troppo pesante, e quindi alla fine di questi 2 anni e mezzo ho deciso che lasciavo proprio la magistratura. L'altra considerazione che diciamo vorrei fare pro l'umanità è che oltre a, appunto, al fatto che ci sono tante persone di buona volontà con cui ho collaborato, che ho incontrato e con cui è stato, insomma, che mi hanno rincuorato, oltre al fatto che appunto i costi sono enormi e quindi secondo me così male non si potrà veramente fare, nella sezione immigrazione io ho visto quasi tutti i miei colleghi darsi molto da fare per far avere una qualunque protezione alle persone, ai ricorsi che avevamo. Chiaro, non si poteva fare tutti, però non tutti i giudici sono uguali, però insomma in qualche modo si poteva scegliere. Io all'epoca avevo 2 stagiste e quindi in base al calendario dicevo: beh, questo caso che è un po' più delicato lo portiamo quel giorno che il collega, il presidente è più ragionevole, e gli altri quando proprio c'era niente da fare li portavamo L'altra cosa è che, forse non so se questa è una cosa che potrei dire, ma le camere di consiglio nella sezione immigrazione, almeno per quando c'ero io, funzionavano in questo modo. I giudici della sezione erano una decina più gli applicati. Tutti i mercoledì c'era la camera di consiglio e si sapeva soltanto chi ne era il presidente. Poi ognuno si presentava via computer, perché ormai eravamo nel pieno del Covid, si presentava con 1, 2, 3 casi e eravamo tutti insieme, quindi il collegio era fatto dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano, però di fatto il caso veniva portato davanti a tutti e tutti riuscivano a dare il loro contributo, perché in certe cose era veramente difficile
giudicare del paese sicuro era veramente difficile, nonostante il materiale che ci dava l'UNHCR, tutti gli studi che gli stagisti facevano, e quindi aggiornavano di settimana in settimana la situazione del paese di origine. E quindi siamo passati, nel corso della mia permanenza, si è passati a giudicare dei paesi sicuri, dei paesi non sicuri, però noi ci arrivavamo già in ritardo rispetto alla realtà, ma in anticipo rispetto al legislatore. Quindi comunque io credo che, insomma, io non posso dire di aver lavorato male, di aver avuto la sensazione di fare delle ingiustizie, ecco. Tutta la mia carriera, da questo punto di vista, mi sento abbastanza sicura. Anche quando facevo il giudice penale, io sono sicura che quelli che ho condannato, ma meritavano comunque di essere condannati, non è che non avessero fatto niente. Quindi, devo dire, anche in questo, la magistratura è fatta da tante persone molto preparate, mediamente molto preparate, e quindi questo lo dico a garanzia un po' di chi tra le maglie della magistratura passa. Poi i magistrati hanno altri difetti, ci sono quelli molto presuntuosi, molto pieni di sé, e tra i giovani più che tra gli anziani. Però ci sono quelli molto maleducati che trattano molto male gli avvocati, io so, me ne scuso, non è che, però in genere direi che sono una categoria molto preparata e, insomma, forse con pochi pregiudizi, cioè io almeno l'ho vissuta così. L'altra cosa che volevo dire proprio a margine, ho fatto il giudice del lavoro, e il giudice dal giudice del lavoro di stranieri ne ho visti pochi. Perché? Perché evidentemente, se noi mettiamo tutti questi ostacoli agli stranieri ad avere il permesso di soggiorno, gli mettiamo altrettanti ostacoli ad avere un posto di lavoro regolare, e lo straniero a quel punto è schiavo. È schiavo del datore di lavoro, che può fare di lui quello che vuole, o del padrone di casa, nel caso di questi dormitori, che fanno quello che vogliono, perché se lo straniero non paga la sua retta, viene sbattuto fuori senza alcuna garanzia, senza alcuna intermediazione da parte della magistratura, senza alcuna assistenza da parte dei sindacati. Viene sbattuto fuori, non ci sono delle tutele, e vengono sbattuti fuori con violenza, con velocità. È chiaro che certi padroni di casa preferiscono avere lo straniero irregolare, perché a quel punto basta chiamare uno un po' corpulento, e quindi si manda lì a quanto si vuole. Quindi questo è veramente un disastro da parte del nostro legislatore, non rendersi conto di questo. Comunque, tant'è, alla fine appunto ho deciso di andare in pensione, e nonostante mi piaccia molto lavorare a maglia, non sono il tipo che si mette solo a lavorare a maglia, quindi sapevo che c'era bisogno di tutori, ho fatto la mia domanda e subito mi sono stati assegnati dei ragazzi. E qui si è aperta questa nuova esperienza, ancora recente, sono abbastanza inesperta. Ho scoperto che a Como c'è un gruppo di tutori in chat che si dà una gran mano, e io mi sono rivolta anche quando avevo necessità, e sto scoprendo questo mondo diverso. Allora, uno dei problemi che io ho scoperto, ma che qui nel Comasco secondo me è più che evidente: i ragazzi che vengono trovati vengono segnalati e la segnalazione resta lettera morta. Per quello che è la mia esperienza, il problema è nella procura del Tribunale per i minori. Io in tre casi
ho avuto segnalazioni dalla comunità di prendere la tutela di tre ragazzi diversi. In tre casi sono andata al tribunale, grazie anche al fatto che ho ancora il tesserino per poter entrare facilmente, conosco il presidente del tribunale dei minori, conosco altri giudici con cui ho lavorato e quindi diciamo un rapporto privilegiato. Sono stata subito presentata in cancelleria come giudice, ex giudice, e quindi la cancelliera appena mi vede mi fa le cose che mi servono. Sono andata tre volte a cercare questi fascicoli di questi ragazzi, i fascicoli non c'erano. Allora sono andata in procura e non c'era il fascicolo neanche in procura, però avevo le segnalazioni fatte dai carabinieri, le segnalazioni fatte dagli assistenti sociali. Allora, in un primo caso, nel primo caso che mi è capitato, ho scoperto che la segnalazione il carabiniere l'aveva fatta via mail e non via PEC, e quindi la cancelliera, che oggettivamente ha una quantità di lavoro spaventoso, ha preso le PEC e quindi quel fascicolo non era stato aperto. E allora sono andata, ho scritto al carabiniere, ho scritto all'assistente sociale, ho detto mandate subito una PEC in modo che venga letta. Ho scritto poi alla cancelleria del tribunale dicendo che ero disposto a prendere la tutela di quel ragazzo, e insomma poi ho ceduto alla tentazione, ho messo per conoscenza anche il presidente del tribunale, e quindi dopo un po' di tempo il ragazzo mi è stato assegnato. In ritardo, però, notevole ritardo, questo ragazzo era già in comunità da parecchio tempo e la comunità mi aveva segnalato che questo ragazzo aveva dei problemi cognitivi. Ora, compito del tutore è anche assillare le comunità perché facciano certe cose. Loro avrebbero potuto chiedere un accertamento psichiatrico prima, ma non l'avevano fatto. Anche in comunità lo capisco, ci sono tante cose da fare, c'è poco personale, però insomma finché non ero tutore non potevo insistere più di tanto. Appena ho avuto la nomina sono riuscita a fare l'appuntamento al servizio psichiatrico infantile. I ragazzi sono collocati in Piemonte, quindi non c'è Montpellier. È stato accertato questo deficit, però ormai eravamo a ridosso della maggiore età e quindi non è stato possibile pensare ad un percorso per un accertamento ufficiale di questo deficit che potesse farlo inserire in un percorso protetto di collocamento al lavoro. Per di più, questo ragazzo è arrivato con un mandato ben preciso. Lui doveva fare il muratore e lo doveva fare a Milano, perché a Milano c'era il cugino, lo zio, non si sa mai bene.